Come ti chiami? Antimo Caresposito. E quanti anni hai? 25 anni. Cosa c'è per te al centro del mondo? Al centro del mondo c'è... sono i diritti, ci sta la voglia di vivere e di un altro mondo diverso da quello che ci hanno consegnato. Mondo che ci permette di poter lavorare, di vivere la nostra vita dignitosamente. Cosa vuol dire per te essere europeo? Essere europeo significa far parte di una comunità che chiaramente non è quella che è quella attuale, che è fatta dalle banche che sfruttano i popoli, e quindi essere europeo significa far parte di una comunità che debba riguardare, diciamo, la cooperazione tra i popoli. Cos'è per te Diem? Diem è, secondo me, deve essere la piazza in cui varie soggettività, organizzazioni e singoli si incontrano per lottare per un altro mondo possibile. Grazie. Allora, come ti chiami? Ciao, Eusebio Giandomenico. E quanti anni hai, se posso chiedere? 50, sì. Ok. E cosa c'è per te al centro del mondo? Al centro del mondo c'è la persona, il concetto di persona, che è abbastanza complesso ma è sufficiente. Beh sì, come risposta è più che sufficiente. E cosa vuol dire per te essere europeo? Essere europeo vuol dire stare in uno spazio dove il concetto di persona è rispettato e difeso. E cos'è per te Diem? Diem spero che sia uno spazio dove diffondere il concetto di persona, di cittadinanza e di rispetto della persona. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, come ti chiami? Patrizia Bisi. Perfetto. Cosa c'è per te al centro del mondo? Al centro del mondo? Sì. È una domanda difficile. Al centro del mondo c'è l'umanità. Direi che basta come risposta. Cos'è per te Diem? Diem è una possibilità. È una possibilità reale e concreta, perché secondo me è il momento, ora o mai più. È un'Europa indispensabile che si cerchi di fare un'altra Europa. Non è solo una possibilità, ma è una necessità. E cosa vuol dire per te essere europeo? Essere europeo voleva dire molto, perché ho viaggiato moltissimo e ci ho creduto. Poi ho visto che cosa sta succedendo e io ancora ci credo, ma non chiaramente a questa Europa, quindi credo che voi giovani possiate veramente riuscire a costruire un'Europa migliore, ci spero. Lo spero anch'io, grazie, grazie mille. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Giulia. E quanti anni hai? No. Benissimo, e cosa c'è per Giulia al centro del mondo? Sicuramente le sfide giovanili, sicuramente il mondo del lavoro, il mondo dell'arte e della salute, insomma, varie cose. Sì. Cosa vuol dire per te essere europeo? Innanzitutto a che fare con la storia personale di molte persone, come me, per esempio, che hanno passato vario tempo, vari anni all'estero, che amano viaggiare, fanno un confronto e che magari hanno già delle radici con una storia importante dal punto di vista europeo. Perfetto, e cos'è per te Diem? Diem è un qualcosa di assolutamente da approfondire, che conosco da molto poco e che mi interessa tantissimo, perché sono alla ricerca di nuove idee, innanzitutto per quanto riguarda l'Italia. Perfetto, grazie mille. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Mehmet Sinan. E quanti anni hai? 30, credo, 31 ormai. 31, ok. Cosa c'è per te al centro del mondo? Affetto, amore e condivisione. Bello. E cosa vuol dire per te essere europeo? Essere parte di l'unico ente transnazionale che fa almeno finta di avere diritti umani al centro della sua attenzione. E quindi cos'è per te Diem? Non lo so, vedremo. Vedremo, è tutto da scoprire. Sì. Bene, grazie mille. A te. Ciao.
Come ti chiami? Salvatore. Allora, Salvatore, cosa c'è per te al centro del mondo? Ma al centro del mondo c'è il benessere di questa comunità che sta andando a rotoli. Alice, con te. E cosa vuol dire per te essere europeo? Far parte di una cultura millenaria, storica, di una civiltà che ha determinato conquiste e condizioni di grande civiltà e che adesso vede distruggere tutto questo patrimonio in nome del mercato. E quindi cos'è per te Diem? Per me? Diem. Beh, è una ottima iniziativa che sollecita finalmente la ripresa di un pensiero critico collettivo e quindi cerca di partecipare alla costruzione di un paradigma alternativo a questo disastro. Perfetto, grazie mille davvero. Prego. Grazie. Ciao, come ti chiami? Roberta. Cosa c'è per te, Roberta, al centro del mondo? Beh, sicuramente il rapporto uomo-natura e il fatto che l'uomo non è al di sopra della natura, ma fa parte di un sistema che è fittamente collegato in rete, per cui qualsiasi mutazione che l'uomo fa sull'ambiente lo fa su tutto quello che è il sistema naturale. Roberta, cosa vuol dire per te essere europeo? Essere europeo significa fare parte di una storia che ha segnato per me essere europeo significa essere parte, è difficile per me perché io più che europeo sono un cittadino del mondo, io faccio parte di tutta l'umanità, per cui in qualsiasi parte del mondo io vada io sto bene perché riesco a relazionarmi con le culture del mondo. Essere in questo momento europeo è chiaramente, io vengo da una storia, è una storia di evoluzione di un processo che ha portato attraverso anche lotte molto dure e lotte feroci a un insieme democratico che è nato dalla sconfitta soprattutto del nazifascismo. Cos'è per te Diem? Diem soprattutto credo che sia un strumento e non un fine, ma uno strumento per mettere in relazione in un mondo così frastagliato e frantumato, in una società in rapporti sociali così frantumati dove però ci sono delle esperienze di resistenza, è uno strumento per mettere insieme tutte queste esperienze di resistenza e farle lavorare come un unico organismo per il risultato. Grazie. Quelli che è di qua e quelli che è di là. Quasi sbagli. Vabbè, io no, però l'ho caricata apposta. Ciao, come ti chiami? Marcello. E quanti anni hai? 21. 21, ah pure io. E cosa c'è per te, Marcello, al centro del mondo? Al centro del mondo? Sì. C'è tante cose, da il calcio, la politica, l'uguaglianza tra le persone. Tante cose, una parola non vorrei dirti, una parola sola per la centro del mondo. È una domanda che spiace. Una domanda difficile, diciamo. Sì. E cosa per te vuol dire essere europeo? Per me essere europeo vuol dire condividere, diciamo, un sentimento di uguaglianza, di rispetto, di possibilità di incontro delle culture, tra culture, e di
solidarietà tra le persone, cose banali diciamo, non potrei dire niente di non banale. No, non sono cose banali. No, diciamo, non c'è niente di strano da dire insomma. E cos'è per te Diem? Per me è una cosa diciamo nuova perché non era a conoscenza fin dall'inizio della nascita di questo movimento. Ho detto mio fratello, quindi sono uno con lui. E non lo so, sono venuto semplicemente a sentire di cosa si tratta e diciamo, vediamo un po' che cosa si dice, c'è una nuova possibilità di creare qualcosa di nuovo che magari sia diverso da quello che c'è adesso, insomma. Grazie, niente, grazie mille. Come ti chiami? Francesca. Francesca, quanti anni hai? 37. 37. Francesca, cosa c'è per te al centro del mondo? Al centro del mondo l'essere umano e l'uguaglianza. Cosa vuol dire per te essere europeo? Per me essere europeo è avere uno stato sociale, battersi per uno stato sociale, che comunque è quello che sta mancando in tutto quanto il mondo. E quindi è la cosa, la battaglia principale da fare. Cos'è per te Diem? Diem è una speranza che unisca queste cose, l'uguaglianza, l'umanità, un nuovo pensiero e per l'appunto lo stato sociale. Grazie, grazie mille. Ciao, come ti chiami? Luca. Luca, quanti anni hai? 32. Allora Luca, cosa c'è per te al centro del mondo? Cosa c'è per te? Al centro del mondo. Uguaglianza. Visto l'evento rispondo uguaglianza. E cosa vuol dire per Luca essere europeo? Essere europeo vuol dire rispettare questi valori di uguaglianza, vuol dire mettere avanti la gente sopra l'economia, quindi la politica sopra l'economia. E vuol dire cos'altro vuoi aggiungere? Basta così. Ok. Cos'è per te Diem? Ma Diem potrebbe essere un buon progetto, mi piace l'idea di creare una sottospecie di partito e poi un movimento paneuropeo che non sia un classico partito collegato alla nazione stato, quindi un nuovo tipo di diciamo contenitore, visto che con la nazione stato non si può più dialogare con le istituzioni europee, quindi penso sia una buona idea e vedremo cosa accade. Perfetto, grazie mille. Grazie. Ciao, come ti chiami? Matteo. Matteo, quanti anni hai? 24. 24, perfetto. Matteo, cosa c'è per te al centro del mondo? Al centro del mondo, una domanda difficile, secondo me è la sensibilità delle persone. Se c'è quella, funziona tutto il resto. Bello. Cosa vuol dire per te essere europeo? Ma penso che l'europeo dovrebbe condividere qualcosa con insomma in quest'area che poi è geografica, ma si potrebbe pure essere mondiale oltre europeo, insomma, condividere qualcosa tutti insieme. Mettere una barriera attorno all'Europa o quello che è. Cos'è per te Diem? Diem ancora non lo so benissimo, quindi sono venuto a scoprire, non lo sapevo. Grazie, perfetto, grazie mille. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Luca. Luca. Quanti ne hai? 23. Cosa c'è per Luca al centro del mondo? Al centro del mondo? Sì. Al centro del mondo c'è sicuramente la solidarietà tra le persone e l'empatia. Quindi da questo poi si possono creare tutte le istituzioni o qualunque cosa che poi possa avere un fondamento. Luca, cosa vuol dire per te essere europeo? Allora, essere europeo riguarda sicuramente un sentimento di unione che prescinde dallo stato in cui uno vive. Quindi sicuramente progetti come l'Erasmus e qualunque cosa che tenda a unire le persone piuttosto che dividerle alimenta poi l'Unione Europea e ciò che ne scaturisce. Cos'è per te Diem? Cos'è per me Diem? Beh, è sicuramente un modo di crescita e di guardare le cose in un altro modo. Ciao, come ti chiami? Michele Magro. Michele, quanti anni hai? 25. 25. Cosa c'è per Michele al centro del mondo? Al centro del mondo?
Come è Michele al centro del mondo? Per ora, adesso come adesso, c'è il bisogno di trovare un po' ognuno uno spazio che possa definire suo. Cosa vuol dire per te essere europeo? Per noi vuol dire anche tanto, però certo sicuramente dovrà voler dire, dovrà assumere un significato diverso, insomma, un po' più contemporaneo, se ci qua. In questo senso cos'è per te Diem? In questo senso per me Diem è curiosità, perché io sinceramente, vengo qua proprio per conoscere e vedere quale potrebbe essere il significato che l'Europa potrebbe assumere nei prossimi giorni. Grazie mille. Prego. Ciao, come ti chiami? Ah, mi chiamo Armando. E quanti anni hai? Ho 24 anni. 24. Cosa c'è per Armando al centro del mondo? Al centro del mondo, secondo me, c'è la dignità degli esseri umani. E cosa vuol dire essere europeo? Europeo potrebbe voler dire molte cose positive, per esempio allargare la famiglia umana da italiani a livello europeo, quantomeno avvicinarsi alla grande famiglia umana di tutto il mondo, e siamo ben lontani adesso da avere questo obiettivo. E cos'è per te Diem? E Diem potrebbe essere un'occasione per mettere insieme le forze politiche, le energie civiche per avere un'Europa più democratica, però è tutto da scoprire. Io spero di avere più informazioni adesso. Grazie. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Claudio, ho 31 anni. Ci ho pensato. Era difficile. Dopo i 30 comincia a diventare pesante. Infatti. Allora, cosa c'è per te al centro del mondo? La comunità, l'essere parte di qualcosa. Penso che questo sia un valore fondamentale. E cosa vuol dire per te essere europeo? Di nuovo sentirsi parte di una comunità che ha gli stessi scopi e obiettivi. E in questo senso cos'è per te Diem? La possibilità che ad un certo punto, ad una certa età, un certo anno, avvenga questa unione di valori, unione di scopi, unione di obiettivi, insomma la condivisione di qualcosa comune. Grazie mille. Certo. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Ilaria. Quanti anni hai? 28. 28. Ilaria, cosa c'è per te al centro del mondo? Ah, sicuramente la lotta alle disuguaglianze, cercare di rimettere al centro gli interessi che non vadano soltanto dal punto di vista economico, insomma, ridefinire quali sono le prerogative dell'economia del benessere, quali sono le prerogative delle politiche pubbliche da un punto di vista che metta al centro l'individuo senza frontiere. In questo senso cosa vuol dire per te essere europeo? È una possibilità essere europeo, e vuol dire avere, diciamo, una posizione migliore rispetto ad altre realtà che invece non aderiscono. Allo stesso tempo però è anche un impegno, perché facciamo parte di una grande comunità e abbiamo anche dei doveri rispetto a questa istituzione che abbiamo creato e che forse ci sta sfuggendo un po' di mano. Cos'è per te Diem? È una possibilità, è una possibilità di ricerca, di approfondimento, di tematiche che vanno assolutamente messe al centro appunto dei nostri discorsi, senza ideologie varie, ma guardando al concreto, a fare le cose. Grazie mille. Ciao, come ti chiami? Nicolò Macale. E quanti anni hai? 18. Ah, sei giovanissimo. Complimenti. Cosa c'è per Nicolò al centro del mondo? Il benessere. La ricerca. Dimmi cosa c'è per te. La ricerca, non lo so, di un benessere.
più specifica, una domanda un po' più specifica. Cosa vuol dire per te essere europeo? Essere europeo, avere diritti che possono portare a agevolazioni o... sì, agevolazioni dal punto di vista sociale che permettano buoni diritti che spero poi arrivano anche a livello mondiale. In questo senso cos'è per te Diem? È un movimento che può cercare di ridemocratizzare l'Europa dal punto di vista economico, che è, diciamo, un punto di vista che ci cambia socialmente, nel senso se un povero, lo è dal punto di vista economico e poi si riporta a livello sociale, quindi l'economia è diciamo il motore del mondo in questo secolo. Grazie mille. Prego. Ciao, come ti chiami? Sarro Romeo. Cosa c'è per te al centro del mondo? Al centro del mondo di questo evento? Del mondo? Beh, in questo momento la conquista di spazi democratici in Europa, un terreno di dibattito, di possibilità di modificare una realtà che deteriora sempre di più. E cosa vuol dire per te essere europeo? Essere europeo è una domanda un po' complicata. In questo momento vuol dire cercare di avere delle regole condivise e che siano dal basso soprattutto. In questo senso cos'è per te Diem? Il Diem è uno spazio politico che si apre per una possibilità di essere in Europa veramente. Grazie mille. Ciao, come ti chiami? Tommaso. E quanti anni hai? 31 anni ormai. 31, stai dicendo 30. Sì. E cosa c'è per Tommaso al centro del mondo? Per me al centro del mondo c'è dare senso alla propria vita, dare un significato. E cosa vuol dire per te essere europeo? Per me essere europeo significa riuscire a coniugare insieme libertà e l'eguaglianza. Cos'è per te Diem? Per me Diem è un'opportunità, diciamo, nel momento in cui l'Europa non riesce a trasformarsi da sé, avere un movimento partecipativo ispirato comunque da un ideale democratico può essere veramente la leva o una delle leve che possono permettere all'integrazione europea di prendere un'altra strada rispetto a quella di oggi, che tra l'altro è la strada di istruzione. Grazie mille. Dai. Ciao, come ti chiami? Giorgio. Cosa c'è per Giorgio al centro del mondo? La speranza. E cosa vuol dire per te essere europeo? Essere europeo per la mia generazione è stata la possibilità di avere le porte aperte all'improvviso da un'Italia piccola a un continente pieno di possibilità. È una grande libertà e una grande opportunità. Oggi è una grande frustrazione per come sono messe le cose. In questo senso cosa rappresenta? Cos'è per te Diem? Cos'è per te Diem? Diem è questa... naturalmente c'è il prestigio di Varoufakis, che ricorda il momento di resistenza della Grecia all'Europa dei banchieri, e quindi questa è una bandiera sicuramente importante. L'idea di fare rete per un'Europa diversa penso sia un progetto importante e io lo appoggio. Grazie mille. Ciao, come ti chiami? Sergio Di Cori Modigliani. Cosa c'è per te Sergio al centro del mondo? Il mondo. Il mondo. E cosa vuol dire per te essere europeo? Essere europeo oggi vuol dire essere consapevoli di star vivendo una tragedia collettiva. In questo senso cos'è per te Diem? Diem è una potenziale svolta verso un cambiamento e il tentativo di passare da una continua distopia a una possibile distopia. Grazie mille. Ciao, come ti chiami?
Antonio Ingroa. Allora, cosa c'è per te, Antonio, al centro del mondo? Al centro del mondo la giustizia e la voglia di cambiare questo mondo. E cosa vuol dire essere cittadino europeo? Significa combattere per rendere un'Europa diversa da quella di oggi, un'Europa più giusta. Cosa rappresenta per te DiEM? Può essere un ottimo metodo e una grande occasione per i cittadini. Grazie. Ciao. Ciao. Mentre passavo ho sentito che dicevi una cosa, dimmi un po'. Ho detto che era organizzato in modo perfetto, che anche la regia era ben calibrata e devo dire che è stata un'ottima serata. Grazie mille. Prego, sei tu che la organizzi? No, Berardo Carboni. Ah. Ti vedrà questo video, ah, ecco. Quindi... Come si chiama? Berardo Carboni. Berardo. Sì. Giusto. Berardo è... Guarda, veramente molto... cioè, non solo professionale, però è venuta bene, ecco. Sarò felice di vedere questo video. E tu? Anch'io penso che sia stata molto bella, perché è riuscita a coinvolgere in temi che sono estremamente difficili. Spesso la politica li traduce in maniera molto pesante, invece è stata una serata molto dinamica che dà un po' anche il senso di un movimento che cerca di esserlo, quindi molto piacevole. Visto che ci sono, vi faccio delle domande. Cosa c'è per voi al centro del mondo? Mettetevi vicini però, almeno... Cosa c'è per voi al centro del mondo? Oddio, di quale mondo? Mm? Il centro del mondo? Sì, per te. Una palla di fuoco. Questo volevo dirlo io, però. Ma quale mondo? Ci sono tanti di mondi. Il tuo mondo. Ah, il mio mondo? Il mio mondo che c'è? Ci sono le cause per cui lottiamo. Hai visto. E cosa rappresenta per voi essere europei? Io mi sento cittadino del mondo e l'Europa mi piace molto ricordarla con le parole di Edward Said, che era un importante intellettuale palestinese postcoloniale. Diceva che c'è molto Oriente nell'Europa e c'è molta Europa nell'Oriente. Quindi l'Europa è un luogo nel quale ci si trova, ma non soltanto gli europei. E quindi è molto difficile definirlo oggi, anche in termini di confini. Cos'è per te DiEM? DiEM? Ma non lo so bene, stavo cercando di capirlo oggi. Diciamo, per me l'Europa è una comunità di diritti, probabilmente una forza, se vuoi chiamarla politica, forse anche sociale, che insiste su questi temi, è benvenuta. Ecco, però è una cosa in divenire, quindi tutti i vantaggi e gli svantaggi sono in divenire. Io ho firmato l'appello perché mi ha convinto molto il cambio di passo dall'inizio. E inizialmente vedevo un rischio appunto di una possibilità di uscire dall'Europa, e invece qua il discorso è quello di recuperare un concetto di democrazia reale attraverso appunto la quale ricostruire anche il progetto europeo. Quindi sono progetto che mi interessa, non mi interessa che diventi carpe diem. Va bene, giusto. Grazie. Prego. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao. Com'è il suo nome e cognome? Luciana Castellina. Allora, Luciana, cosa c'è per te al centro del mondo? Al centro del mondo? Non so se stare proprio al centro del mondo sia un buon posto, preferirei guardare da un po' più lontano di questi termini. Ma per te, personalmente, cosa c'è al centro? Cioè, qual è la cosa più importante che c'è nel mondo? Beh, avere la sensazione che tutti stanno piuttosto bene nel mondo. Il benessere. Quindi, sì, insomma, voglio dire, sono contenti, felici, che non hanno fame, che non sono rifugiati, e queste cose qua. E cosa vuol dire essere europeo? Europeo, c'è una cosa positiva in Europa, c'ha tanti difetti terribili, però nonostante tutto l'Europa è il posto dove si sono conquistati più diritti, perché ci sono state anche più lotte e più rivoluzioni, e questo è un bel patrimonio da tenersi. E in questo senso cos'è per te DiEM? Vediamo, aspettiamo. È tutto da scoprire. Grazie mille.
Ciao, come ti chiami? Giorgia. Giorgia, quanti anni hai? 29. Giorgia, cosa c'è per te al centro del mondo? Wow, ma i valori in cui credo, penso. Se dovessi dire una prima cosa così, dire questo. E cosa vuol dire per te essere europea? Per me dovrebbe voler dire essere uniti e far parte di e far parte di un unico universo politico, economico e sociale, però in realtà credo che significhi oggi essere divisi. Purtroppo sì. E in questo senso cos'è per te Diem? È una bella scommessa. Insomma, bisogna vedere se funziona, io ci spero in questi nuovi progetti. Grazie mille. Grazie a te.